L'Eclisse è un evento culturale che è stato costruito 4-5 anni, oltre al mio lavoro legato alle arti visive, c'è un intervento che riguarda la musica abbastanza moderna e anche un intervento letterario attorno a questo tema. Il titolo viene fuori da un tema che per me è fondamentale in questa operazione, che è quello dell'ombra. Eclisse non è una mostra, ma è un evento multidisciplinare, una sorta di esperienza che riguarda una ricerca condotta tramite la letteratura, le arti visive e la musica sul tema dell'ombra. Dopo secoli, dagli egiziani fino ad oggi, il tema dell'ombra, che è stato sempre così tanto intrigante, così carico di inquietudine, torna ancora una volta ad essere un tema importante, interessante. Non più forse relativo alla perdita della propria anima e della propria vitalità, ma senz'altro come tema relativo proprio alla descrizione, all'analisi, alla riflessione sulla parte oscura di noi stessi. Quindi io attorno a questo tema ho segnato una traccia entro la quale ho lavorato a queste mie opere, in questi 37 pezzi, e insieme abbiamo lavorato sia con chi ha scritto delle cose interessato sempre a questo tema dell'ombra e soprattutto a questi musicisti. Questa esperienza segue un'altra esperienza che abbiamo fatto precedentemente a Montepulciano con il Cantiere Internazionale d'Arte, che anche là vedeva protagonisti più discipline, quindi la musica, la letteratura, le arti visive. Abbiamo realizzato questo evento ad Arezzo con il contributo notevole di Matilde Puleo, che ci ha dato una mano che si realizzasse, ovviamente anche la disponibilità dell'assessorato alla cultura della provincia di Arezzo. Insieme agli interventi letterari e alle mie opere c'è nel catalogo anche un CD nel quale ci sono 8 pezzi che sono stati realizzati apposta per questa operazione. I 3 musicisti sono Damiano Meacci, Paolo Termina e Luigi Bracci, che sono dei musicisti che lavorano con il conservatorio, con dei conservatori di musica. E abbiamo realizzato questo catalogo che ha trovato anche un certo interesse.